Ecco, lo sapevo, Claudio. Hai fatto le 3 del mattino per guardare il Festival di Sanremo. Svegliati, svegliati. Oh mamma, cos'è successo? Chi è? Che? Dove sono? Ah, sono alla sveglia, meno male. Ah sì, è Luciano, sei la mia sveglia. Ma questo Festival di Sanremo, ma insomma... Irresistibile. È dall'inizio che io seguo il Festival di Sanremo, non volevo dirtelo perché so che tu sei molto severo su questo punto. C'era ancora, pensa, non avevo ancora la televisione, c'era la radio, che io già sentivo il Festival di Sanremo. Io l'ho seguito tutto l'ho seguito. Quindi anche ieri, però poi questa storia qui del tirare le 2, le 3 del mattino mi sta debilitando. Ecco perché mi hai colto con un colpo di sonno che mi auguro che non venga durante la tua registrazione e video. Io devo dire che dopo il primo giorno io ho fatto 50 secondi in cui dicevo è sempre la solita storia, sai, di quelli con il microfono vicino alla bocca che sussurrano delle parole incomprensibili, la musica li soprasta e dico: scusate, ma alla Rai o nelle case discografiche non c'avete degli attori, degli educatori che possono dire al ragazzo che si può tenere la voce alta dando l'effetto del sussurro, eccetera. E curiosamente, non credo che sia dipeso dal mio 50 secondi, però devo dire che ieri sera io ho sentito dei rapper che parlavano e si capivano le parole finalmente, quello che dicevano, per cui c'è stata una svolta comunicativa dal mio punto di vista epocale proprio, no? Una messa a punto anche tecnica. Devo dire che anch'io sono partito critico, poi ormai sono contagiato. Adesso poi la mucca ercolina davanti all'Ariston sul red carpet, il ballo del qua, insomma io vedo tutto con occhio di grande kermesse, di grande divertissement, di questo zibaldone senza fine che hanno messo in piedi tra Fiorello e Amadeus. Dico, va bene, stiamo al gioco, facciamoci 2 risate, sentiamo un po' di musica, che adesso si sente meglio anche le parole, come dicevi tu Luciano, e godiamoci sta ballata popolare. Va bene così, dai. Certo che se noi siamo così, così come mostra il Festival di Sanremo, così molto provincialotti all'eccesso, con queste inquadrature di mogli, parenti, amici di chi è sul palcoscenico. Insomma, vabbè, la cosa che mi ha dato fastidio, e ho visto che ha dato fastidio anche a molti della stampa, l'atteggiamento di Travolta. Perché Travolta, se viene a partecipare al Festival Sanremo, non faccia il supponente con la faccia un po' smarrita, eccetera, e poi ci porti dentro delle scarpe da pubblicizzare, insomma, visto che gli danno un sacco di soldi per arrivare. Beh, hai ragione, mi ha un po' deluso, come invece non mi ha deluso il faccione pacioso del Russell Crowe. Al mio video Scatenate l'inferno, insomma, poi ha cantato bene, poi è uno che ama veramente l'Italia, che va in giro con il suo complessino quest'estate, mangerà bene e la pancia non gli manca, perché hai visto, lo nascondeva con una bellissima giacca, ma una bella pancia, altro che gladiatore. Mentre l'altro è vero, Freddino, non è stato il gioco, in fondo perché è andato male lo sketch, non tanto per colpa di Amadeus o Fiorello, perché lui non è stato il gioco, se non sta al gioco. Esatto, doveva fare un po' così, sorridere, eccetera, invece ha fatto il supponente. No buono, va bene. Ma chiudendo il capitolo di Sanremo, che cosa ti ha impressionato negativamente o positivamente nella settimana scorsa?
Ma no, a me all'inizio ero un po' freddo su questa baraonda che si è creata, forse, non so, mi sembrava eccessivo. Io devi pensare che io sono nato con un festival che diceva col presentatore o la presentatrice che dice nome, cognome, il cantante, nome, cognome del direttore d'orchestra, nome della canzone e via, finiva lì. Adesso una baraonda che all'inizio mi ha dato fastidio, però poi sono entrato nel gioco, insomma, kermesse goliardica, godereccia, perché no, perché no? Nel Sì, bene e nel ma male. uscendo dai ricordi di quando il festival era condotto da Nunzio Filogamo che diceva amici vicini lontani buonasera, oppure c'era Magnifico. la Nilla Pizzi che cantava grazie dei fior, eccetera, eccetera. Io intendevo dire che cosa ti ha impressionato la settimana scorsa di più oltre il Festival di Sanremo? Ma dunque la cosa dei trattori non è una kermesse così goliardico, agricola goliardica, è una cosa seria e mi sembra che questa manifestazione è seria e l'ha dimostrato anche non con casinari nelle strade di Roma, ma con quattro trattori scortati dalla polizia, con le bandiere, le cose, che hanno sfilato secondo un itinerario particolare tra l'applauso della folla, dimostrando di voler essere seri su un problema che è molto serio, perché c'è certi slogan che hanno coi cartelli che dicono ragazzi, questa è. Volete mangiare, allora sostenete la filiera, ecco perché qui è la filiera, non è il contadinello che è arrabbiato, qui è una filiera alimentare, ragazzi, non scherziamo. Sono andati a Bruxelles, sono a Roma, sono andati a Sanremo con la mucca, però ecco, questa cosa qui secondo me è una cosa importante, è una cosa seria su cui dobbiamo riflettere tutti, perché poi quando andiamo al supermercato e ci lamentiamo, però diamo anche il nostro contributo. Certo, Se ci sono. ed è un problema che no, non è un problema soltanto italiano, è un problema europeo, perché come abbiamo visto da tutti gli angoli di Europa si sono mossi e si stanno muovendo, ma perché la comunità europea poi ha preso, che è abituata a tirare fuori così delle normative senza in fondo approfondire troppo con i diretti interessati, come funzionano le cose, come il discorso che dal 2035 non ci devono più essere le auto tradizionali. Dico, anche quella è un'altra cosa che così è un ordine che viene dall'alto, però è un po' fuori dalla realtà, in una realtà in cui ci sono le automobili elettriche che tra l'altro sono molto più costose delle automobili tradizionali e poi hanno anche delle problematiche di batteria, eccetera, eccetera. Insomma, quello che già si accennava la settimana scorsa, spesso notiamo, anzi sempre più spesso notiamo, che sembra che i politici e coloro i quali noi votiamo perché ci rappresentino, poi quando sono arrivati al loro potere, vivono in un'altra dimensione, in un'altra realtà. E poi ci si lamenta che quando si va a votare, ci sono troppi che hanno deciso di astenersi e di non andare a votare. Cioè, siamo in un momento, in una stagione di grandi cambiamenti, però anche dovrebbe essere di grandi riflessioni, perché Certo. E qui io, permettimi di citare sempre quel grand'uomo che è Mattarella, che in occasione della giornata della memoria delle foibe, dell'esodo istriano, quella cosa che è stata un po' anche dimenticata volutamente, lui ha detto queste parole. Dice, se non possiamo cancellare il passato, però possiamo migliorare il presente e il futuro. Quindi è tornato su questo tema con cerimonie, con incontri, eccetera, eccetera. Quindi questo si lega a quello che hai detto tu prima, cioè non possiamo cancellare il passato, ma
facciamo tesoro per il presente e soprattutto per il futuro. Quindi queste sono parole importantissime. E mi spiace poi dover citare, ma dobbiamo farlo, che siamo lontani dalla tregua auspicata a Gaza, in Libano, ecco quelle cose lì. Con grande dispiacere, in certi momenti ci sembra di essere vicini alla tregua, invece non siamo affatto vicini. Ecco, questa è una brutta notizia, perché si ritorna ancora alla tragedia di Banza. Ecco, questa sì, è una brutta notizia sì. Orribile, come orribile è stato è il fatto che Hamas abbia fatto quello che ha fatto, per cui ha creato una situazione ha scatenato un cul-de-sac, diciamo, dal quale è molto difficile uscire, anche perché poi c'è un'ignoranza collettiva nel mondo, un'ignoranza storica, eccetera, che si limita ad analizzare le cose dalla superficie dell'ultimissima ora, anziché capire un po' la complessità del discorso. Te lo dice una persona, io mi sono laureato su queste problematiche, pensa, il mio primo articolo, uno dei miei primi articoli l'ho scritto sul mulino, sul mensile Il Mulino, diretto allora da Giorgio Galli, ed era proprio la situazione palestinese, no? Il problema palestinese è datato 1968, per cui me lo sono riletto l'altro giorno, praticamente la situazione è tale quale, le prospettive di soluzione erano già indicate sin da allora, due paesi, due stati, eccetera, eccetera, però non è accaduto nulla dal 1968, pensa un po'. Insomma, tiriamo avanti. E questo è preoccupante, appunto, e sono contento che tu possa dire questo sulla base anche di esperienze personali, di impegno personale anche come giornalista, come editore. Purtroppo il contagio negativo cammina e abbiamo visto, è inutile rifare l'elenco, il Mar Rosso e compagni, eccetera, eccetera. Volevo dirti invece una cosa che è un aspetto un po' simpatico, perché stanno diventando due personaggi un po' da Muppets, Biden e Trump, insomma, eppure hanno in mano un paese, un potere che fa paura se viene usato male, ecco, perché questo Biden, che viene giudicato smemorato, anziano smemorato, i repubblicani addirittura chiedono l'interdizione, e un Trump invece che riesce a rimanere abbarbicato alle liste presidenziali, io non so, c'è una cosa che fa sorridere, ma che inquieta anche, perché ragazzi, questi hanno in mano la principale potenza mondiale, insomma, che attenzione a riderci troppo sopra. Cosa ne dici tu? Ma io inviterei però tutti ad andare in edicola e a comprare il Corriere della Sera di oggi, perché il nostro Emilio Giannelli, io dico il nostro perché è di Siena Emilio Giannelli, tra l'altro è un avvocato, tra l'altro Emilio Giannelli disegnava per hobby, perché era il capo dell'ufficio legale del Monte dei Paschi di Siena, insomma, Emilio Giannelli, che è diventato il disegnatore principe della vignetta di prima pagina del Corriere della Sera, oggi ha una vignetta che ora vi propongo perché è esilarante. A proposito delle smemoratezze di Biden, guardatela e ridacchiamo un attimo insieme. S-
Sì, diciamo un sorriso non ci fa male, c'è bisogno più che mai in questo periodo. Quindi ben vengano i nostri umoristi a sostenerci un po', senza farci perdere però la nostra capacità critica. Ecco, per esempio, perché tornando a un altro tema importante che è l'Ucraina. Per la prima volta si verifica una spaccatura all'interno di una compattezza che in questi mesi, purtroppo addirittura anni, ha funzionato. Cioè viene sostituito il capo dell'esercito, esce questo Zaleski e entra questo Sirski, che pare che non sia poi così popolare rispetto alle truppe, perché mentre forse l'altro proteggeva in un certo senso gli uomini rispetto al successo militare, questo privilegia il successo militare rispetto alla vita degli uomini. Quindi, siccome la Russia fa una politica di logoramento in cui la Russia è forte su questo progetto di guerra di logoramento, perché le risorse dell'Ucraina sappiamo che Sì, non ma sono così potenti come prima. certo, pare però questo nuovo pare che sia un po' più tecnologico. In questo momento l'Ucraina sta soffrendo per carenza di aiuti militari, si sta autoproducendo molti droni e sta operando molto sul piano dei droni, per cui la persona più da quella parte. E d'altronde stiamo a vedere, perché poi c'è un Putin che è tutto ringalluzzito perché il giornalista americano ex di Fox News, così talmente verso la Russia, putiniano, che addirittura l'avevano cacciato da Fox News, gli ha fatto una lunghissima intervista in cui Putin ha detto tutte le sue cose, come se lui sarebbe pronto alla pace, insomma, è tutta colpa degli Stati Uniti, è colpa di tutti gli altri che non vogliono trattare, è pronto alla pace, basta che non gli rompano le scatole con il Donbass, con cosa, lui rimane lì, firmiamo la pace e basta aiuti di armi, insomma, la pace, come dicono alcuni politici italiani, smettiamo di mandare le armi all'Ucraina. Sì, insomma, c'è questa tendenza a dire agli ucraini arrendetevi, invece non si debbono arrendere, perché rendiamoci conto che se l'Ucraina cede totalmente, noi in Europa siamo molto in pericolo, che ne dica Putin, che non ha alcun interesse ad attaccare la Polonia, eccetera, eccetera. Ma quante cose ha detto Putin in questi 2 anni che poi non si sono o si sono puntualmente avverate, eh? È proprio così, e tu parli di delusioni in chiave internazionale. Io purtroppo posso proporti un paio di delusioni in chiave nazionale, perché per esempio quella cosa proprio di queste ore, quegli arresti che sono stati fatti in Calabria per una cosa terribile, lo scandalo di rifiuti tossici che vengono versati nei torrenti. Adesso non entriamo alle quantità delle tonnellate, le cose, ma se stiamo combattendo tutti i giorni a cercare perfino ognuno a casa propria di non inquinare cose e poi succedono queste cose, e per me è una delusione. Come l'altra delusione è quella mitica famiglia Agnelli che ha tanto riempito le cronache rosa ed economiche per decenni, si sta un po' sfaldando in vari modi, non ultimo questo dell'eredità Agnelli, delle tasse non pagate, dei soldi all'estero, delle cose così. Grande delusione anche questa. Quindi due delusioni purtroppo che ci teniamo. Poi cosa potrei dire? Invece, ecco, non delusione, se mi permetti, tu hai citato prima delle auto elettriche, che sul grande tema del momento in campo d'auto, delle auto, c'è questa sfida Cina Musk, che attualmente vede Musk perdere
dei colpi, la Cina avanzare con questi suoi modelli elettrici, però poi dicevo, la non delusione è che scopriamo che dietro questo progetto cinese che è vincente, addirittura ci sta l'Europa. Poi ci stanno teste europee che vengono dalle grandi case tipo l'Alfa, la nostra cara Alfa, ma anche la Mercedes, ma anche Audi. Quindi, insomma, come vedi, la creatività italiana, comunque europea, salta sempre fuori, anche magari nei posti sbagliati, perché potevamo tenerci queste teste noi, invece le abbiamo date ai cinesi. Vabbè, però ci Eh siamo sempre sulla cena. sì, noi siamo in gamba, come vedi, tutti poi alla fine arrivano poi dei cinesini, arriveranno tra un po' di tempo che dice: "Ah, io ho radici italiane, come Russell Crowe, io sono di Ascoli Piceno", dico, eccetera. A proposito di cinesi, oggi ci sono a Milano i grandi festeggiamenti della comunità cinese all'Arco della Pace, ci saranno grandi sfilate, poi pranzi, eccetera. Mi dispiace tanto per i nostri amici cinesi milanesi che ci sono state delle giornate piene di sole e di bel tempo, invece oggi sta piovendo e insomma rovinerà un po' la festa, non ti pare? Questo non ce l'ha, dico, però rovinerà la festa, sì, è vero, l'acqua, però forse ce la caviamo anche questa volta. Ma per chi ama le cifre mostra, dico, ti posso aggiungere che questo anno questo capodanno, l'anno del dragone, il capodanno cinese, in Cina muoverà, sono previsti spostamenti per no, 9 miliardi di spostamenti, che non vuol dire 9 miliardi di persone, ma di spostamenti, forse hanno contato l'andata e il ritorno, però pensa che massa enorme, questa è una cifra enorme che ti dà l'idea di cosa può essere il capodanno in Cina, ecco, se noi qui abbiamo. E tra l'altro ho scoperto alla BIT la settimana scorsa che i cinesi auspicano un grande afflusso di turisti italiani in Cina, perché c'erano dei grandi cartelli che dicevano che sino al novembre del 2024 si può andare in Cina senza richiedere alcun visto, non c'è più bisogno di un visto per entrare in Cina. Per cui chi è curioso della Cina e vuole conoscere di più di questo paese che sta facendo grandi passi in avanti da tanto tempo, può andarci velocemente. Certamente avrà più difficoltà a farsi fare il passaporto se il passaporto non ce l'ha di già, perché ci sono lunghe file per avere il passaporto, poi grandi problematiche per avere la famosa carta d'identità digitale, perché chi lo deve rinnovare, ieri ho sentito in televisione uno che si lamentava: "Io ho la carta d'identità che mi scade in agosto. Ho telefonato per fissare l'appuntamento per andare a rinnovarla e quindi rinnovandola te la fanno digitale. Mi hanno dato l'appuntamento ad ottobre e io da agosto ad ottobre come faccio? Sono senza documenti." Insomma, l'Italia non smette di stupirci. Dicevo, peggio, peggio che la sanità allora, perché qui sono, uno deve fare le radiografie fra 6 mesi, il passaporto fra 8 mesi, diciamo, queste sono cose antipatiche, diciamo. Va bene, le abbiamo dette. E invece io quando ho letto questa notizia mi è venuto da dire: "Eh, son ragazzi, perché evidentemente c'è un salto di generazionale, noi lo dobbiamo capire, son ragazzi." Leggere che Elie Schlein da 9 anni, in occasione del Festival di Sanremo, fa ha un gruppo di suoi amici, eccetera, che non so se attraverso Facebook o attraverso qualche cosa, si riuniscono tutte le sere per fare i commenti sulle varie canzoni del Festival di Sanremo. Cioè,
Elie Schlein in questi giorni, mentre andava in giro, poi la sera guardava il Festival di Sanremo. Interessante, no, questo? Sì, interessante, insomma, lo stellone italiano salta fuori sempre, ora pizza, mandolini e tutto questo. Invece sono ragazzi, ma l'hanno presa seriamente, sono ragazzi, questa frase l'hanno presa seriamente, per esempio a Parma, che è una città che si sta qualificando molto bene, candidandosi per diventare la capitale europea della gioventù, prendendo un sacco di iniziative, un piano triennale proprio a favore dei giovani, e ovviamente il ventaglio aperto dal lavoro, la cultura, eccetera, eccetera. Quindi Parma è importante, teniamola d'occhio questa città, sono ragazzi. Come per esempio, per essere positivi, ci sono delle iniziative, sono 12 progetti per favorire l'incremento, la valorizzazione delle biblioteche nel mezzogiorno, cioè coinvolto appunto Campania, Puglia, Calabria, Sicilia. Ecco, quindi chissà che magari, e qui ti coinvolgo, non sia l'occasione anche per dire: ragazzi, esistono gli ebook in queste nuove sviluppe delle progetti delle biblioteche. Sapete che esistono gli ebook? E un certo Simonelli potrebbe dire la sua in merito per chi lo vuole consultare, vero? E gli ebook dovrebbero essere comprati, non andare a piluccarli qua e là. A gratis, in ogni modo. Costano poco, fammi interrompere, comprati, come se fosse una cosa scandalosa, costano pochissimo, si risparmia soldi e carta e quindi foreste, lo vogliamo capire questo, lo vogliamo capire. Va bene, no, ma oggi è una giornata di festa, cari amici, oggi è una giornata di grande festa, il Signore qui accanto a me compie gli anni, tanti auguri a Claudio, tanti auguri a Claudio, poro po 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 poro, poro poro po po. Ragazzi, sono commosso, avere un editore e un attore, un cantante come Luciano Simonelli che mi fa questa dedica in video, io non posso chiedere di più, non posso chiedere di più, grazie. vorrei non chiedere di più, ma chiedere di meno, cioè per esempio qualche anno in meno, non mi dispiacerebbe. E va bene, ma siamo tutti e due sulla stessa linea, io sono qualche mese più giovane di te, ma stiamo facendo tutti e due i 28 anni, vero? I 28 anni. Io 28, sì, bene, mi 28 fa piacere. Anni, no? Hai salvato la situazione all'ultimo momento, grazie Luciano, 28 anni, mi piace, mi sento meglio, mi sento più forte, grazie. E ora che c'hai? I pranzetti, i festeggiamenti? Spero che questo numero di 28 venga onorato adeguatamente a tavola e qualche cosa. Adesso mi affido alla sorte, alla buona sorte, ai resti di quell'affetto familiare che comunque qualcosa è rimasto. Bene, bene, cari amici, allora invitandovi a mandare una valanga di auguri a Claudio Pina per il suo compleanno, il suo 28esimo compleanno, saluto il festeggiato e saluto tutti voi e vi do l'appuntamento alla settimana prossima, sabato prossimo. Ciao Claudio. Grazie, un abbraccione a tutti e grazie a tutti, grazie, e a Luciano in particolare, grazie, ciao. Ciao, ciao. Ciao.